Prova di forza del centrodestra che accompagna con un bagno di folla la presentazione ufficiale dei due candidati a sindaco di Campobasso, Aldo De Benedittis, e di Termoli, Nico Balice, una doppia sfida che rappresenta per la coalizione al governo della regione l'occasione per stabilire una linea di continuità e una filiera istituzionale col governo del paese. L'immagine sfocata dei giorni scorsi si è trasformata in uno scatto limpido che ritrae tutti i leader di partito stretti attorno ai candidati. Ad Aldo De Benedittis il compito di espugnare il capoluogo di regione. Non ho tessere di partito, ribadisce l'interessato, proprio per rafforzare lo spirito unitario che ha portato alla sua scelta. Siamo tutti d'accordo, sono tutti d'accordo con me, loro sanno che io non ho tessere di partito, per cui sono il candidato sindaco della coalizione ma non di qualche partito in particolare, per cui loro sono tutti concordi, sono confluiti sul mio nome, per cui dobbiamo adesso solo darci da fare perché i tempi sono ristretti e dobbiamo muoverci in questi 5 anni per dare veramente qualcosa di bello alla città di Campobasso, anche perché io non mi devo né ricandidare né niente la prossima volta, quindi sgombriamo il campo da qualsiasi problema. La candidatura di Nico Balice, assessore all'urbanistica nella cittadina adriatica, rappresenta a Termoli una scelta di continuità con l'amministrazione Roberti. Continuità è una parola che mi piace molto, anche perché siamo pronti a realizzare i progetti che il nostro sindaco Roberti ha messo in campo prima di diventare presidente della regione. Quindi realizzeremo quei progetti urgenti che possono essere la delocalizzazione del depuratore piuttosto che i parcheggi che da noi d'estate diventano un problema molto serio. E continueremo a progettare sempre in continuità, anche perché abbiamo la vicinanza del governo regionale e del governo nazionale. Soddisfatto per il lavoro svolto il presidente della regione Francesco Roberti, un doppio successo per lui a cui si deve l'indicazione di entrambi i candidati alla carica di sindaco, una scelta rispetto alla quale la coalizione ha risposto con un'adesione convinta e robusta. Ma Campobasso si è chiuso dopo una sana riflessione. Innanzitutto l'ho sempre detto, ribadisco e ringrazio tutti coloro che si erano proposti candidati, che avevano delle legittime aspettative, ma che hanno dimostrato anche grande senso di appartenenza e maturità politica di fare un passo di lato nell'interesse di una coalizione che oggi può andare tranquillamente ad affrontare una campagna elettorale qui a Campobasso. E siamo convinti di poter vincere perché abbiamo scelto un candidato che ha una persona come figura di grande spessore politico ma anche di grande spessore professionale, una persona moderata e che ha garantito quella sintesi importante per creare quell'entusiasmo giusto per una campagna elettorale. Ecco, invece a Termoli una scelta nel segno della continuità, Nico Balice, un amministratore uscente che ha lavorato con lei. Nico Balice è una persona di mia fiducia, ma questo non vuol dire che non lo siano anche gli altri, ma in questo momento importante era fondamentale trovare la sintesi anche qui su una persona che si è sempre mostrata disponibile con tutti, che non ha avuto assolutamente alcuna frizione con gli altri, anzi è ben voluto da tutto il gruppo di maggioranza uscente, quindi credo che anche lì ringraziamo per esempio il vice sindaco uscente Vincenzo Ferrazzano, che è stato il mio vice sindaco, è stato a fianco a me e che ci ha in qualche maniera accompagnati in un lungo percorso amministrativo, anche lui ha fatto un passo di lato e abbiamo scelto l'avvocato Nico Balice, una persona ben voluta a Termoli.